tutti, nuovo video con i preferiti del periodo. Cominciamo subito. Allora, ho preso appunti, quindi guarderò spesso qui sotto. Allora, no, dov'è di qua? Ho sbagliato pagina. Allora, cover nuova ho scritto. Ho una cover nuova da un po' di tempo ed è diventata uno dei miei preferiti del periodo, anche se con riserva, nel senso che inizialmente mi aveva un po' delusa, tant'è che l'avevo messa, visto che non era come nella mia testa, e quindi l'ho tolta e avevo rimesso quella vecchia. Poi quando sono tornata a casa ho deciso di farci pace e quindi l'ho rimessa. A parte ciò, vabbè, adesso sta caricando il telefono. Comunque vedete com'è fatta, c'erano diversi colori, io l'ho scelta trasparente con il cosino bianco qui, cioè diversi colori se non erro, però di questo, io l'ho scelto bianco. Questo io vedendolo, non era chiuso, quindi non ho aperto la confezione, preso dai cinesi 2,90€, tipo una cosa del genere. Allora, la cover è morbida, quindi mi piace per questo motivo. Vedete, ha questo cosino che si apre e permette di mantenere il telefono sul tavolo in piedi, il che è una cosa bellissima, però io questo l'avevo immaginato più che per tenerlo così, l'avevo immaginato per tenere il telefono così, perché mi capita spesso di guardare video quando sono in giro, cose sui treni eccetera, e quando non ho l'iPad con me preferisco metterlo così, ma non so mai dove poggiare il telefono, ok? Questo così funziona bene, così invece se io lo metto così questo si chiude e quindi non me lo tiene. Però altra funzione positiva, che problemi hanno questi animali, cioè, stavi in grazia di Dio, perché urlate? Sclerano all'improvviso. Vabbè, a parte ciò, ha una funzione fantastica che è quello di poter tenere il dito così, quindi di non dover andare con il mignolino qui sotto. Io in genere mi spacco i mignoli per tenere il telefonino così mentre scrivo, e questa è una comodità pazzesca proprio, cioè è veramente veramente comodo. Mi metto qui e scrivo, è veramente comoda questa cover, mi piace. Okay. Musica, allora, negli ultimi video dei top del periodo non mi avete più sentito parlare di musica, perché io vado a periodi anche con la musica, ho le mie canzoni che mi piacciono eccetera e tutto. Però non sempre c'è la canzone che è proprio quella che dice oh mio Dio, la devo sentire, risentire, risentire, risentire. Quando arrivo in questi periodi in genere ritorno dalla mia musica, e la mia musica, quando non ho una musica preferita del periodo, sono i Nickelback. Torno sempre da loro, e quindi in questo periodo sto riascoltando tantissimo Nickelback, perché anche alla radio sì, ci sono canzoni che mi piacciono in questo periodo, però insomma non ce n'ho, non ne ho una proprio che dico oh mio Dio, impazzisco per questa canzone, e quindi sento tantissimo Nickelback. Per quanto riguarda il cibo, io sono in fissa questo periodo con i carciofi, quelli fatti da me. Ieri sera siamo usciti, siamo andati al ristorante, ho provato a prendere i carciofi alla giudia, li avevano, e ragazzi miei, non ci siamo proprio, non erano morbidi proprio tipo burro come piacciono a me, non erano saporiti come piacciono a me, non... Proprio per la serie... Non ci siamo, insomma, proprio non ci siamo, e quindi mi piacciono i carciofi alla giudia, diciamo, la mia versione rivisitata che vi ho già caricato qui nel canale, se volete ve la linko nel box informazioni, quella... Ecco, quelli sono i miei carciofi proprio top dei top. Ecco, in questo periodo, poi vabbè, se mi seguite un pochino nei vlog vedrete che io sto mangiando sempre il riso con i carciofi, cioè diventerò un carciofo anche io, forse di mangiare carciofi, però insomma, stanno già quasi per finire, quindi io amo le cose di stagione, quindi ogni volta che ci sono le cose di stagione mi faccio il mio pieno, anche perché poi io non li ricompro più quando sono fuori stagione, e quindi arrivo proprio che quando sono di stagione io ho voglia dall'inizio fino a quando finiscono, che non ci sono più di stagione e quindi mi faccio il carico, e nonostante ecco stanno per finire di nuovo, Dio, ne mangerei proprio i secchi interi, mi mangerei di quei carciofi fatti in quel modo, che bontà, buoni. E poi sto in fissa con il caffè, sono tornata in fissa con il caffè, forse sapete perché? Perché posso, mi hanno dato il limite, ne posso bere una al giorno, e questa cosa di poterne bere una al giorno mi mette in seria difficoltà, perché a questo punto devo scegliere quando prenderlo, ok? E una cosa che ho notato, se io lo prendo subito dopo pranzo, che è il momento in cui mi prende proprio l'abbiocco, che direi ciao mondo, ciao tutti, io mi eclisso a dormire,
mi viene ancora più sonno, cioè non mi fa effetto, non mi fa niente. Quindi se io lo prendo con lo stomaco pieno dopo mangiato, bam, è come se non l'avessi preso, quindi mi sono bruciata il mio caffè, che magari io lo prendo con la convinzione, ah, adesso mi sveglio, manco per niente, non ti svegli proprio per niente. E rosico perché dico, cacchio, l'ho sprecato così, ho giocato il jolly proprio male. E quindi adesso lo sto prendendo la mattina un po' lontano dal cibo. Cioè, se lo prendo proprio a stomaco vuoto, che non ci mangio proprio, mi dà un po' fastidio allo stomaco. Quindi ci devo mangiare vicino, ma non insieme, altrimenti mi rimane il sonno. Così riesco a godermi il caffè e riesco a godere anche degli effetti che ha, quelli energizzanti, insomma. Oppure il pomeriggio, insomma, sempre però mangiandoci qualcosa vicino, tipo 10 minuti di distanza, ecco. E poi sempre per restare tema cibo, ragazzi, io ho una fissa strana questo periodo, e non ne posso mangiare neanche più di tante. Forse proprio per questo gusto del proibito che fa piacere le cose, non lo so. Le uova sode. Allora, uova uno non è che se ne possa mangiare chissà quante ogni giorno, no? A me hanno sempre detto massimo 2-3 a settimana, non di più. E io sto impazzendo per le uova sode, e quando me ne mangio due. Però così me le sono giocate, sono giocata per tutta la settimana. Sto impazzendo per le uova sode, cioè io cioè non metto sopra né olio né sale, le faccio sode, aspetto un attimino che non siano più roventi, tolgo il guscino e le mangio proprio a morsi. Sono buonissime, cioè sono proprio buone, non lo so perché, sta fissa delle uova sode. Voi ditemi, le uova sode, puoi andare in fissa con uovo sodo? Sono andata in fissa con uovo sodo, cioè... aiuto. L'ultima cosa che vi mostro, e vi giuro, io per questa crema andrei a baciare chi l'ha inventata, cioè proprio l'abbraccerei, direi grazie, della Roche-Posay. È una crema che ho preso peraltro non tanto tempo fa, però la sto proprio amando. Della Roche-Posay Tolerène Ultra Fluida, quindi è una crema viso fluida per pelli particolarmente delicate. Io ad esempio soffro di dermatite, quindi ho la pelle che ogni tanto sclera, spesso sclera ultimamente. E questo qui è un fluido lenitivo intenso per viso e occhi. Ragazzi, io in questo periodo qui sotto avevo tutta quanta un'irritazione causata dalla crema viso della Bionique, non vi dico, stavo andando letteralmente ai matti, perché poi non sapevo più con che cosa idratare la pelle del viso, perché quando mi andavo a detergere il viso proprio la pelle mi tirava, qui sotto bruciava, un macello. Da quando ho iniziato ad utilizzare questa, cioè proprio dal primo giorno in cui l'ho usata, mi ha subito avuto questo effetto lenitivo, quindi mi sono spariti i bruciori, già lì ho detto oh mio Dio che meraviglia, idrata, si assorbe facilmente, è leggera, non brucia assolutamente, quindi è proprio fantastica, una crema fantastica, ed ha un packaging molto particolare, perché questo vedete, allora così praticamente è chiuso, girando il tappino così è aperto e esce il prodotto, e poi schiacciando, quando poi viene via il prodotto, praticamente la crema è contenuta all'interno di un sacchetto, che quindi quando io vado a schiacciare qui rimane tipo sotto vuoto, no? Quindi se lo tira e si tira il sacchettino, vedete, prima era tutto quanto pieno questo, ed è una figata, perché quindi io così, con questo sistema del sottovuoto, penso di riuscire a prendere tutta la crema che c'è all'interno di questa confezione, anche perché l'ho pagata più di 20 euro, non è proprio super economica, però chi ha problemi di pelle sa che ogni centesimo speso per un prodotto che non dà fastidio, che anzi riesce anche a lenire tutto quanto, è un centesimo speso bene, quindi sono soldi santi, veramente. L'ho amata. Per l'ultima cosa che vi devo mostrare, devo andare di là e devo tornare, ma tornerò. Rieccomi! Allora, questa è la mia gioia! Questa io la indosso proprio con fierezza, è il mio ultimo acquisto in fatto di borse, una bellissima Patrizia Pepe, non proprio economica, nel senso di listino costava 330 euro, una roba del genere. Mi ha fatto un po' di sconto alla fine, non so dirvi quanto, proprio su questa, perché comunque sia avevo preso altre cose, quindi mi ha fatto uno sconto sul totale. Però veramente, veramente bella. Allora, è bella rigida, non è eccessivamente grande, ma non è neanche piccola.
ha questo bellissimo lucchetto qui, che è vero, nel senso, qui c'è questa chiave, vedete, con il simbolo sempre di Patrizia Pepe, che un giorno ho provato ad infilarlo qui dentro e girare e funziona, cioè nel senso si toglie, si apre ed è un lucchetto funzionante. E poi vabbè, dentro è anche abbastanza capiente, vabbè, insomma, dentro una classica borsa all'interno. E vabbè, non credo sia troppo interessante cosa c'è all'interno di questa borsa tra assorbenti, deodoranti, eccetera. Vi avevo detto che questa era la mia ultima fissa, invece no, in realtà me ne stavo dimenticando due. Una è questa collanina, che effettivamente dà davvero un bel effetto al collo, perché risulta comunque delicata ma dà luce, e quando si muovono queste, queste medagliettine qui comunque danno, vedete, danno luce. E mi piace veramente tanto, però comunque si rimane molto minimal e quindi la sto indossando veramente tantissimo. Questa, se vi può interessare, me l'ha data Arti Miniatura, quindi vi lascio il link del sito nel box informazioni. Che bella che è, non lo so perché sono entrata in fissa anch'io con questa collanina, va bene. Questa è proprio strana, nel senso che io non ho mai avuto proprio la passione delle foto, vi dico la verità, però ultimamente sto in fissa con le foto, cioè se io vedo fiori o un paesaggio particolare mi viene proprio l'istinto di fotografarlo e quindi non lo so perché mi sta venendo questa passione per le foto a fiori, cose, cioè tipo una cosa che io non avrei mai fatto, e questa foto l'ho già pubblicata un po' di tempo fa. Stavo al mare, c'era un fiore, facciamo tutti i gesti, c'era un fiore con un'ape sopra. Io che ho una fobia delle api, che non vi dico, mi sono avvicinata tanto così dal fiore per fare con l'iPhone una foto quanto più macro sia possibile, e cioè per immortalare quel momento bellissimo dell'ape sul fiore, cosa che io non mi sarei mai sognata di avvicinarmi a quel fiore con sopra l'ape, eppure l'ho fatto, cioè questo per farvi capire a che livelli sono arrivata, insomma. Comunque questo è tutto. Tante persone mi dicono dell'agenda, se ti è arrivata faccela vedere, perché in un video avevo detto effettivamente che mi stava per arrivare l'agenda. Sì, mi stava per arrivare perché doveva arrivarmi da un sito, non l'avevo acquistata, me la dovevano mandare loro, ma non mi è più arrivata, quindi io non so se... E poi mi fa anche brutto comunque andare, col fatto che comunque me la dovevano mandare loro, non so neanche se andargliela a richiedere, se sembra brutto, non so che fare. Non me l'hanno mai più mandata. Vabbè, finirò con una filofax, comunque lo so, me ne rendo conto. A parte ciò, con questo è davvero tutto. Fatemi sapere quali sono le vostre fisse del periodo. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!